Con questo video tutorial desidero mettere a disposizione la procedura che ho seguito per l'altro ieri fare un modulo compilabile con LibreOffice. Vediamo un pochettino. Prendo spunto, con LibreOffice Writer ovviamente, prendo spunto dalla domanda per incarico di funzione strumentale molto asciugata nei termini. Ammettiamo che sia questo, per il momento qua ho messo soltanto un campo di testo, delle possibilità di scegliere tra diverse opzioni e un paragrafo nel testo, cioè un testo più lungo con righe e colonne, e poi eventualmente una data. Bene, vediamo un po' come fare questo con LibreOffice Writer. Nuovo documento di testo. Qui tengo sempre aperto, non la finestra stile formattazione, formato e stile formattazione, perché è un elemento importante proprio di utilizzo di qualsiasi osservatore dei testi, usare gli stili. Questo modulo magari si sente meno l'esigenza, però quando sono testi più elaborati questo consente di meglio, diciamo, ottenere risultati che siano uniformi, omogenei. Bene. Domanda per incarico di funzione strumentale, copio e incollo. Notate che è un titolo 1, no? Perché i testi andrebbero sempre messi con la loro gerarchia. Poi destinatari, poi dopo, qui vedete che rimane ancora sul paragrafo precedente, doppio clic su stile predefinito in modo da rifar ritornare il segno di paragrafo all'inizio di pagina. Ecco, qui si potrebbe dire che il dirigente scolastico, nome, cognome, nome, scuola, è un paragrafo unico. E si potrebbe dire che questo paragrafo potrebbe essere un nuovo stile, in modo che sia poi più destinatari, la modalità di scrittura, lo stile di scrittura, la formattazione del testo viene deciso da a priori, diciamo, e varia dappertutto, invece che andare di volta in volta a modificarlo con la barra degli strumenti. Non mi dilungo su questo perché voglio focalizzare sul discorso moduli. Aggiungo soltanto che un buon testo scritto con l'autore dei testi non ha mai paragrafi vuoti, e quindi se io voglio spaziare in verticale un paragrafo dovrei farlo attraverso gli stili. Comunque posso adesso mostrarlo attraverso la barra degli strumenti, formato paragrafo, utilizzando questi due elementi, la distanza sopra e la distanza sotto il paragrafo. Ecco, in questo modo è il modo più appropriato per distanziare testo in modo verticale. Poi il sottoscritto. Poi vedete che nel testo originale, no, c'è il modo classico, c'è una riga, uno deve star lì, capire che deve magari selezionarci, poi scriverci sopra, poi magari il testo salta da un'altra parte. Beh, quale modo migliore che mettere già un campo da compilare? Allora, per fare questo, che cosa ci fornisce LibreOffice Writer? Ci fornisce appunto questi modulini. Come si attivano? Perché non li abbiamo direttamente a disposizione, questo box di gestione dei moduli. Se vi andare su Visualizza, barra degli strumenti, controlli per formulario. E vedete, ne avete qua una certa scelta, casella di controllo, campi di testo, campo formattato, pulsante di scelte e quant'altro, ampliabili con poi una successiva, che adesso qua non trovo, vediamo un po' dove è andata a finire, ecco, sono qua e qua sotto, nel senso che li ho portati giù. Vabbè, dai, li provo a ritirarmeli qua comodi. Questo qua non riesco, eccoli qua, perfetto. Allora vado adesso a inserire il campo di testo. Come si fa? Clicco in corrispondenza di campo di testo, il cursore cambia forma e lo disegno, poi lo controllo, cioè gli do delle informazioni sue aggiuntive, doppio clic, vado in generale, adesso uso funzioni ovviamente quelle più semplici, gli do un nome, lo chiamo nome perché è un campo che dice chi sei tu,
poi naturalmente posso sbizzarrirmi, no, su tantissime altre opzioni, ma quelle che mi interessano in questo caso è cambiare il carattere, che in questo caso è 12, è troppo grande. La prova che ho fatto l'altro ieri quando ho provato per la prima volta questa interessantissima funzionalità veniva talmente grande che non ci stava, e allora gli metto un 10. Clicco qua sulla destra e scelgo la dimensione, cliccato su questi tre puntini, di 10. Posso anche dargli uno sfondo o quant'altro, no? Ad esempio, colore di sfondo, giallo poniamo. Ecco, quello che uno interessa, l'unica avvertenza, fate attenzione che ci sia sufficiente contrasto tra il testo e lo sfondo, perché ogni qualvolta noi mettiamo a disposizione un servizio, un documento, una pagina web per le persone, dobbiamo ricordarci che le persone hanno necessità diverse. Costruire servizi accessibili è un obbligo, no? Per chi fornisce servizi alla pubblica amministrazione, e direi una valorizzazione del web per tutti. Quindi attenzione, chi ci vede poco deve avere dei contrasti adeguati. Poi un altro elemento qua importante in questa scheda generale è il tipo di testo. Riga singola va bene in questo caso, più righe quando invece noi abbiamo da far scrivere dei testi più lunghi, che siano semplicemente un nome e un cognome. Poi proseguiamo, docente in servizio presso la scuola, come vedete vado proprio a mettere l'essenziale. Poi cosa c'è? Chiede cosa? Beh, questo chiede, no? Mette centrato, anche qui, no? Per facilità non uso adesso gli stili, tutto andrebbe stilizzato. Anche questo chiede, che poi sarà utile anche per, vedete, tanti altri moduli. Qua però com'è scritto chiede? È scritto un po' distanziato e anche con le lettere distanziate. Vabbè, allora, formato, paragrafo, un po' di spazio sopra, diciamo 0,5, un po' di spazio sotto, 0,5. Ok, vedete? Ma vedo anche le lettere. E invece che fare questa roba qua, è sempre sbagliato creare effetti con la barra spaziatrice, col tasto tab, quando non strettamente necessario. C'è un'altra modalità. Formato, carattere. Andiamo a vedere effetti carattere. Quale ci scegliamo? Forse non è effetti carattere. Forse posizione, distanza, espanso di, non so, due punti. Ok, troppo poco, e distanziamolo di più. Formato, carattere, e facciamo 5. Ok, vedete? E otteniamo in maniera molto più gradevole, più corretto lo stesso effetto. E se questo io poi avessi avuto più tempo e ne avessi fatto uno stile, usavo questo come uno stile da utilizzare in tutti i documenti, avrebbero avuto l'analogo aspetto grafico, avrei creato fondamentalmente un modello. Chiede l'attribuzione, e poi facciamo un copia e incolla generale, Ctrl C, Ctrl V, direi. È vero che qua io ho messo un paragrafo, teoricamente come qui sarebbe all'interno, perché chiede non sta da solo, ma è sottoscritto, docente chiede. Consentiamoci questa licenza che ci ha facilitato il posizionamento di chiede. Però qui continuiamo, poi quando uno legge il paragrafo non lo legge con questi simboli nascosti di paragrafo, lo legge così. Allora chiede e si va avanti, l'attribuzione minuscolo, L minuscolo e non maiuscolo, dell'incarico, della seguente, oppure anche della funzione strumentale, quale? Prima sottolineare l'opzione interessata, a parte che bisognava capire se uno comprendeva il messaggio che doveva fare una cosa di questo tipo, se sceglieva l'orientamento, ma non è tanto bello, diciamo la verità. E allora che cosa facciamo? Allora, l'incarico, la funzione strumentale, ok, andiamo qua a capo, e cosa ci mettiamo qua? Ci mettiamo, andiamo un po' a capo, poi li togliamo, una bel pulsante di scelta, ok? Caspita, è venuto un bello lungo, ma chissà come mai, doppio clic. Allora, questa è in pratica una opzione tra diversi
elementi che sono diverse funzioni strumentali. Allora il nome sarà sempre lo stesso di questo pulsante di scelta, chiamiamolo FS, funzione strumentale, funz strumentale, ok? Poi ce lo ricordiamo, CTRL C. Quello è il nome del campo. Poi andiamo a metterci la didascalia. Didascalia sarebbe il testo che va di fianco. Scriviamo orientamento. Perfetto. Poi basta. Direi che abbiamo fatto quello che volevamo. Allora, già che ci siamo, lo allunghiamo così lo si vede tutto. Poi a capo ne mettiamo un altro. Benissimo. Si chiamerà ancora funzione strumentale CTRL V e si chiamerà POF. Ok, poi andiamo ancora sotto, ne facciamo un altro. Anche qui avremo lo stesso nome, in modo che agiscano su questa sequenza, non siano delle opzioni su cose diverse, ma siano tutte una escludente l'altra. Alunni con BES, perfetto, anche qua ampliamo e qua sotto ci disegniamo la terza opzione che avrà lo stesso nome e va come didascalia, non so, nuove tecnologie, già fatto. Meglio, vero? Bene, anche qua ampliamo leggermente. Poi vedremo l'esito successivamente. Bene, questo l'abbiamo fatto. Cancelliamo quello che non ci interessa. Torniamo indietro. A tal fine dichiara di proporre con le sue varie motivazioni. Allora, questo qui lo togliamo. Troppo attaccato? Bene, discorso di prima. Ma tra l'altro questi sono in realtà elementi di stile, invece fallo ogni volta, quelli che sono dei paragrafi, quelli con quel simbolo lì. Facciamo una volta per tutti, dai, consentitemi un attimo questa divagazione, qui tengo molto. Stile formattazione, questo è stile predefinito, tasto destro cambia. E voglio che ogni qualvolta tu mi scrivi senza dare uno stile particolare, quindi è proprio un flusso di testo di quello che c'è, copre spesso il 90%, l'80% dei documenti, fai piacere che tu lo allinei sempre a sinistra e questo mi va bene, ma fai uno posizionamento che è un po' di questo tipo. Vediamo un po', rientri spaziature meglio. Sopra il paragrafo gli metti 2,02 cm, sotto 0,2, poniamo. E fa un'interlinea che sia proporzionale del 120%. Così spaziamo un po'. Vedete che viene tutto più spaziato, sta tutto meglio. Anche questo l'ha preso, questa spaziatura qua. Se io qua avessi voluto crearne uno particolare, avrei dovuto partire dal normale e mettere, non so, lo stile destinatario. Ma lo faremo in un'altra occasione, abbiamo fatto anche in tanti altri video tutorial. Vedete che è una scrittura decisamente più ariosa. Di proporre le proprie candidature con le seguenti motivazioni, e qui c'erano le righette, no? Facciamo un'altra cosa, andiamo qua sotto e gli mettiamo un bel campo di testo, lo facciamo più in più lungo, togliamo un attimo questa finestra che non vedo bene, ecco, andiamo anche fino a qua. Però guardate, gli dico una cosa interessante, questo lo amplio un po' a livello anche visivo, e lo tiro su. Se riesco, se non riesco lo lascio lì. Doppio clic, importante che io dica che il carattere deve essere 10, se no diventa, abbiamo visto l'altra volta, enorme. Lo sfondo adesso per il momento lascio quello lì che non mi interessa, ma il tipo di testo su più righe. Ok, in questo modo chi compila potrà scrivere meglio il tutto. Poi dopo andiamo all'ultimo copia e incolla, che è quello della data, comune di appartenenza con la data. Qui uno può mettere la data corrente come campo solito, spaziamolo un po' dall'alto, oppure può anche mettere il campo data. Campo data
è uno di altri campi che io adesso non so come mai non riesco a mostrarmi. Ecco, sono qua, sono arrivati qui sotto. Forse no, aggiungi campo, navigatore, formulario, non sono qua in questo momento, non li ho in vista, però c'era il campo data, campo orario, ecco, sono qua, che sciocco, campo data, eccolo qua, ecco. Bello quando uno fa queste cose e che le fa al momento e giustamente deve controllare a volte anche una, diciamo, meglio controllare qualche novità, insomma. Vediamo data minima e massima, uno poi tu puoi obbligare a starci dentro in un minimo e un massimo di giorni, no? Allora poniamo, non so, data minima oggi cos'è il 7, facciamo finta 07/09/2015 e volete che venga fatto entro, non so, venga messa la data entro il 10, poniamo. Quindi accetta solo date di questo tipo. Poi il formato potete sceglierlo, formato breve, formato giorni, giorni, mesi, anni, quello che vi sembra che vi vada meglio. Giorni, mesi, anni a 4. Ok, fatto. A questo punto avete completato il vostro modulo. Io ho fatto soltanto alcuni esempi. Cosa resta da fare di fondamentale? Andarlo a salvarlo. Ora, nel nome del salvataggio di questo documento voi dovete dargli una personalizzazione che sia la vostra. In realtà, scusate, prima faccio un salvataggio poi compilo. Il salvataggio lo chiamo, non so, modulo funzioni meno strumentali 2015, poniamo. Va bene? Lo vado a salvare in documenti. Poi, fatto questo, l'ho salvato il documento in formato LibreOffice ODT. Devo fare in modo che sia un PDF compilabile. Quindi vado in esporto nel formato PDF. Importante, deve essere selezionata la voce crea formulario PDF. Esporto, salvo, fatto. Il modulo è pronto. Cosa rimane? Rimane soltanto adesso la necessità di andarlo a compilare. Quindi lo allego magari via posta o quant'altro, vado in documenti, me lo vado a cercare e quello appena fatto, eccolo qua, modulo funzione strumentale PDF, doppio clic e vedete che è pronto. Il sottoscritto, Alberto Arzone, chiede l'attribuzione della funzione strumentale PO, era POF, scegliamo il PO, ho dimenticato la F, e mi interessa molto, non è una grande motivazione, mi interessa molto perché eccetera, poi uno va a scrivere quello che gli pare. Faccio un saluto, giusto per vedere che adesso andiamo su più righe. Comune. Mancava chiaramente la data, devo mettere la data di oggi che è il 07/09/2015. Perfetto. A questo punto cosa devo fare? A questo punto lo salvo, file, salvo una copia, lo salvo, ecco, nel salvataggio conviene che io metta un elemento di riconoscimento, non so, AA, per dire le mie iniziali, e poi lo invio. Volete vedere se chi lo riceve ce l'ha, dov'è che l'ho salvato? Credo che deve essere ancora qua in documenti, andiamo a vederlo. No, un attimo che non lo trovo, perché nel salvataggio poi probabilmente è andato a finire da un'altra parte. Lo riapriamo un attimo, file, vediamo dov'è che mi salva le cose, lui me le salva in scrivania, ok. È andato a salvarmelo in scrivania, avrei dovuto stare più attento di dove era andato a finire, lo vado a cercare, lo cerchiamo magari più facilmente da qua, scrivania, ultimi file, eccolo qua, aperto, vedete, ricevuto, perfetto.